Il monastero, secondo me, è un'antologia della storia di Catania. Quindi, percorrendo il monastero, vedi sia la parte archeologica, la parte 500-600esca, la parte 700esca con il tardo barocco, ma appunto vedi anche un luogo vivo e vissuto da studenti e studentesse che oggi frequentano il Dipartimento di Scienze Umanistiche. Uno scrigno di storie che man mano si svelano e si raccontano sia agli studenti e alle studentesse, ma anche ai visitatori e alle visitatrici. Quelle erano le scuderie, tutta quella parte lì erano le scuderie dei monaci, poi tutto questo cortile qui diventa una caserma militare, ma essendo una fanteria ippotrainata, comunque sempre di cavalli si parla. Durante il restauro contemporaneo questo appunto diventa il cortile dove ci sono la maggior parte delle aule del monastero, quindi dove c'è tutta la vita universitaria degli studenti e delle studentesse universitarie che ogni giorno qui vengono a studiare e a seguire le lezioni. Stiamo entrando nella cosiddetta sala rossa del ventre delle cucine benedettine. Quando l'università è arrivata qui, questo cilindro dentro cui ci troviamo era pieno di terra. Nessuno sapeva che esistesse uno spazio con una base in pietra lavica, con degli archi come questi. C'era il tema, il grande tema dell'università, su come rendere fruibili gli spazi riadattati a, diciamo, poter parlare un linguaggio, poter raccontare una storia. E qui subentriamo noi. Nel 2010 sottoscrivemmo una convenzione con l'allora Facoltà di Lettere e Filosofia, che prevedeva che senza oneri per l'università un gruppo di persone che era accomunato dalla fortissima sensazione e necessità di prendersi cura di questo bene che è il Monastero dei Benedettini si mise insieme, si costituì come associazione e cominciò delle attività di fruizione. Stiamo parlando ormai fino al 2019 di circa 350-400 mila visitatori in 10 anni che hanno calpestato questi pavimenti, sono passati attraverso questi ambienti. Officine Culturali oggi è un'associazione, impresa sociale che si occupa di valorizzazione, tutela di progetti culturali che abbiano ricadute anche sul sociale. Tante iniziative che appunto vogliono raccontare il monastero e il territorio in cui il monastero esiste. Come ogni cosa che facciamo, il bisogno non nasce da noi, ma dai nostri visitatori. Durante le visite ci hanno più di una volta detto ci piacerebbe a un certo punto giocare qua dentro e perderci qua dentro. Detto fatto, molti di voi sono studenti, lo conoscono questo posto bene, ci studiano, oggi giocheranno all'interno. Ma a differenza del escape room, che sono tre stanze, avete il terzo monastero più grande d'Europa in assoluto, su cui perdere. Oggi, col sigillo spezzato, il monastero si trasformerà in un tavolo da gioco, un mystery game che mette insieme la storia e le architetture di un luogo insieme alla parte ludica per permettere ai partecipanti di vivere un luogo della cultura che oggi è una sede universitaria ed esperirlo in un modo totalmente particolare rispetto ad altre, diciamo, più esperienze più classiche che vengono fatte quotidianamente anche al Monastero dei Benedettini. Questo deve essere il primo. Sì. Secondo piano, Sì, qui dove questo siamo? deve essere il primo. Sì, molto suggestivo, devo dire. Ci siamo divertiti. Io studio qui, quindi. Però l'hai visto. Però l'ho visto con occhi diversi e ho scoperto anche posti che non sapevo esistessero. Sicuramente è molto, stato molto più gotico, molto più nome della rosa. È stato bello, particolare, affascinante anche perché poi. Tra l'altro, vedere questa. La cosa che mi ha colpito di più è partire dal basso 500, 700, tutte le varie stratificazioni del monastero.
in qualche modo è un bene che da bene pubblico è diventato sempre più un bene comune, e devo dire, vivere la propria attività professionale all'interno di un bene comune, dove le persone in qualche modo, insieme a un ente, a un'istituzione che ha il compito di governarne le funzioni, però in cui le persone svolgono delle attività per loro importanti, anche socializzanti, non necessariamente di studio, di lavoro, è una cosa bellissima, secondo me è anche una cosa rara. In tutto questo è anche un luogo molto bello e affascinante, quindi, però te lo metto alla fine perché secondo me innanzitutto questa è una grande città accessibile, porosa, porosissima, e questa è la cosa più intrigante.